bella sfilata se la godono le vie di Mirandola. Poi, quando è sera, anche queste giovanissime si mettono allo specchio. Misurano il potere dei loro sguardi e sorrisi per affrontare la pedana ufficiale. Tra la polemicissima giuria, il sindaco onorevole Gelmini. L'Emilia manderà al concorso per Miss Italia Raffaella Munarini. Due giorni prima era stata eletta Miss Bologna. Ma queste, lasciatele passare, sono romane, o quasi. La capitale sta eleggendo la sua rappresentante al titolo nazionale. Da Porto propone una battuta per tergere queste lacrime. Se diventerà Miss Italia vedremo un fiume di pianto. La triestina Grazia Simoni non sa che le lacrime di gioia abbelliscono gli occhi di 17 anni. Appostamento tra gli scogli di Mondello. Le candidate palermitane, prima che cacciatrici di sciarpe, sono cacciatrici subacquee. Vero è che aspirano a diventare Miss Sport. La gara si conclude in questa serata. L'avvocato Curcio è tra la giuria, che siederà a lungo prima di risolversi. La bellezza siciliana ha un fascino misterioso. L'eletta si chiama Rosetta Zito. Oltre la sciarpa cintale della signora Loverde, l'aspetta fuori una Topolino, forse per arrivare a Miss Italia.